Senta, signor Roberto, mi chiamo Vito Corleone. Un'amica di mia moglie, la signora Colombo, dice che ebbe un ordine di sfratto senza alcuna ragione. Lei, poverina, è senza marito, non ha nessuno che la difende. È una meschina, purazza, non aveva soldi, non aveva niente. Un pozzo, già affittai a casa, a un'altra famiglia. Io ci dissi che veniva a parlare con Bossia, che Bossia capiva che le ragioni, che la signora si sbarazzò della bestia che causò tutto sto casino. E allora, perché non può stare? Un pozzo. Ma perché? Un pozzo. Ma Bossia è siciliano. No, no, sui calabresi. E allora le chiedo sto favore, da un paesano a un altro. Per un bozzo, è già affattai, e non posso fare mala figura con l'altro inquilino. Io ti pago un chiossai. E va bene, quanto pago un chiossai? 5 scudi. Ci sono 6 mesi d'affitto, però non deve dire niente alla signora, lei è una tipa orgogliosa. La va a trovare 3 o 6 mesi, però va a restare pure un cane. Che? Il cane deve restare. Sto cazzo! Sto cazzo! Quanto credi di essere tu? Ecco, a dare ordine a me! Tu stai attento a come pare, eh! Io ti pigli a pelare, faccio la lascia, fatti lasciare! E fammelo sto favore, tieni questo. È un uomo scorto. Domanda agli amici tuoi in questo vicinato chi sono io. Ti sapranno dire che so come ricambiare un favore. Ma dove è che sto qua? Sto buono disgraziato. Oh, Vito, ma di chi sta arrivando? Roberto, un padrone di quella casa piena di topi. È tutta la mattina che vado parlando di te in questo quartiere. Scusate, spero che non mi venni a sconcecare. Salve, don Roberto, che posso fare per voi? Come ne capemmo male? Maronna, come ne capemmo male? Certo che la signora Colombo può restare in sua casa, certo. E va a riportare i soldi che mi dà, vi torna a retro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tutte. Perché con Don Vito i soldi non servono. Ma posso aspettare? La bontà sua nell'aiutare quella povera vedova mi ha mortificato. L'affitto resta chiedo che era prima. Anzi, ci levo 5 scudi. 5 scudi ci levo, va bene? Dieci ce ne levo, Don Vito. 10. Grazie, grazie. C'è qualcosa che posso offrirle? Un caffè? Oh, un appuntamento, è tardi. Me ne provo a scappare, Don Vito, ma noi non ci può parlare delle nostre cose, dei nostri discorsi. Tranquillamente, lei mi chiama, io vengo subito, perché lei è un amico vero, Don Vito. Quando lei chiama, vengo, parliamo delle nostre cose, dei nostri discorsi. Quando lei chiama, io vengo subito, non ci vuole, ma provo con me a scappare. Sapere dire. Ora non lo vediamo per un paio di settimane. Sta a letto con la febbre.